abbiamo fatto a testa o croce per chi comincia per primo. Lorenzo Falchi ha scelto croce, è uscito testa, quindi comincia la prima risposta, sarà di Lorenzo Zambini, e alla seconda domanda la prima risposta sarà di Lorenzo Falchi, ovviamente. Allora, ringrazio tutti per questa straordinaria partecipazione che ci aspettavamo, perché conosciamo questo territorio e come sta vivendo questo momento importante di democrazia. Ringrazio quindi tutti. Ringrazio in particolare la Casa del Popolo di Querceto, che ci ha ospitato gratuitamente, è l'unica che ci ha dato questa possibilità, quindi un grazie a Simone Cresci, al Presidente. Mezz'ora fa qui c'erano i ragazzini del karate, quindi in 30 secondi hanno sbaraccato tutto. Io passo la parola al Direttore della Nazione, Pier Francesco De Robertis. Sì, buonasera a tutti, buonasera ai due candidati. Allora, grazie a tutti di essere qui, siamo molto contenti perché dicono tutti che la politica non interessa più a nessuno, non c'è partecipazione, invece stasera siete in tanti, e probabilmente perché in questa campagna elettorale non si è parlato di alta politica, ma si è parlato di cose concrete, e insomma le cose concrete sono quelle che interessano a tutti. Quindi insomma sono contento che la Nazione ha seguito, come sapete, da vicino sempre questo confronto da molto tempo. Abbiamo cercato di farlo con equilibrio, dando spazio a tutti, perché il giornale è il giornale di tutti. Ognuno ha potuto spiegare le proprie ragioni, e è stata il giornale quello che deve essere, una sede di confronto e di dibattito. A questo punto io passo la parola ad Alberto Andreotti, che voglio ringraziare perché è il collega che ha seguito, che segue sempre le pagine della Metropoli con tanta passione, insieme a Sandra, che è la nostra corrispondente da Sesto, come sapete tutti. Ecco, Alberto ha buttato giù un po' di regole che verranno illustrate, perché questo dibattito sarà un po' all'insegna appunto dell'equilibrio e delle regole, in modo che tutti possano dire la loro. Bene. Regole molto semplici, sono 5 domande che abbiamo scelto noi. A ogni domanda il candidato ha 3 minuti per rispondere, perché sono le domande un pochino più complesse e succose. Dopodiché vorremmo fare un botta e risposta con le vostre domande che avete messo nei foglietti e che poi i nostri collaboratori sceglieranno e ci porteranno. Quindi cominciamo e con la prima domanda. Sì, vabbè, ora ne faccio un altro paio così. Ecco, volevo chiedere a Zambini, io ero qua il venerdì, io ero qui, non è che proprio seguo sempre Sesto, però insomma ero venuto perché mi aveva appassionato questo confronto che andava avanti da un annetto, e mi ha colpito questo in queste elezioni. Poi dopo parliamo dei classici, che sono l'inceneritore e tutto il resto, però ero curioso di fare questa domanda a Zambini, perché mi ha colpito questo fatto. Io ero qui, dicevo, il venerdì quando venne Renzi, e in platea c'era questa sensazione, che sensazione, non era una sensazione, parlando con tutti, con i dirigenti, mi sembra che con Zambini stesso, diceva: ma insomma stiamo sul 45, 50, 51 sono i sondaggi che ci danno. E poi invece il risultato è stato inferiore. Allora mi chiedo, ma com'è possibile che ci sia stata questa errata valutazione? Ora, al di là del sondaggio, il sondaggio non lo fate voi, è un istituto che lo fa e ve lo fornisce, però mi ha colpito che insomma in genere un politico che va deve avere un po' il senso di quello che sta per accadere. Invece in quell'occasione, 10 giorni fa, evidentemente era molto distante questa sensazione vostra da quello che in realtà è poi accaduto. Quello che posso dire in questa campagna elettorale è una campagna elettorale anomala, viene dopo un anno di commissariamento, dopo un anno di amministrazione, quella Biagiotti, fatta di fortissime tensioni interne al Partito Democratico,
e poi con tutto quello che è successo. Quindi si parte da una frattura, e si parte da una frattura che si è poi riverberata anche nella città. In più c'è una questione che è stata quella del termovalorizzatore, che purtroppo ha costituito il tema centrale di tutta la campagna elettorale, dove gli altri questioni e tematiche che sono importantissime e che riguardano tutto il nostro territorio sono state messe in secondo piano. Quindi questa idea che una città con una forte lacerazione politica, un anno di commissariamento che vuol dire un'istituzione privata dalla politica, e quindi io penso, per dire, a tutte quelle aziende sul nostro territorio che vivono crisi aziendali, a quei lavoratori che non hanno avuto l'istituzione accanto, per dirne una, quindi una sorta di disorientamento generale e di rotta non compresa da molti cittadini. E in più questo tema messo in modalità referendaria su un sì o su un no sulla questione del termovalorizzatore, che ha accompagnato tutta la campagna elettorale. Io questo clima durante tutto questo cammino l'ho percepito sui cittadini. A me la critica che hanno fatto in molti, e questa è una critica, è una teoria che mi faccio, è che la mia risposta è stata quella, nella prima fase della campagna elettorale, di avere un tono di forte normalizzazione, anche di tranquillità, perché volevo che Sesto, e voglio che Sesto, torni a vivere serenamente la politica e tutte le questioni che riguardano tutti i cittadini. Forse questo non ha pagato. Forse questo non ha pagato a livello elettorale, ma e penso però anche che questa fase inedita per Sesto Fiorentino, che è il ballottaggio, però ci possa dare la possibilità di fare chiarezza su molte questioni che, insomma, che poi stasera affronteremo. Bene. Sì, aspetta. Ma, a questo punto mi rivolgo all'altro candidato. Voi avete avuto un risultato che è stato superiore a quello che pensavate, immagino, non credo nessuno si immaginava questo risultato. È chiaro che il secondo turno ci ha abituato da sempre a delle grandi sorprese, nel senso che il secondo turno parte sempre da 0-0, no? Invece chi si crede in vantaggio, poi in questo caso non è nemmeno in vantaggio perché è comunque in vantaggio il PD, chi si crede in vantaggio subisce questo complesso della rimonta. Ecco, lo state vivendo anche voi, pensate già, state incamerando un po' troppo ottimismo, mi sembra. Per rispondere alla domanda, no, non stiamo subendo nessun complesso di rimonta. Noi ovviamente siamo consapevoli di aver fatto un ottimo risultato al primo turno, lo abbiamo detto fin da subito, al di là delle nostre più rosee aspettative, però percepivamo durante la campagna elettorale, per noi è stata lunga, perché è stata una campagna elettorale senza grandi mezzi economici, senza grandi risorse economiche, ma fatta di passione, fatta in mezzo alla città, da tante e tanti volontari che si sono avvicinati a noi, e quindi percepivamo l'attenzione, la passione, l'interesse che c'era nella città di Sesto Fiorentino di riscoprire la politica. Questa... Non è che gli altri non avessero i volontari, non avessero passione, no? Beh, evidentemente io la vedo dal mio punto di vista, e ho visto le piazze che abbiamo riempito, ho visto le iniziative che abbiamo fatto, sempre molto partecipate e piene di se stessi, ho visto persone che si avvicinavano al nostro comitato per chiedere un'informazione o un volantino e poi rimanevano contagiate dal clima d'entusiasmo e venivano a offrirci parte del loro tempo e del loro impegno per darci mano. Del resto,
Del resto credo che questo sia stato uno degli ingredienti che hanno portato al risultato che abbiamo ottenuto al primo turno. Certo, non solo quello, la grande attenzione, la grande partecipazione, ma anche la credibilità e la realizzabilità di proposte concrete per il futuro della nostra città, che ha bisogno di rialzarsi e ha riconosciuto almeno parte dei cittadini, larga parte dei cittadini rispetto anche alle nostre aspettative, ha riconosciuto nel nostro programma le ricette giuste per dare un segnale forte e per avere un governo della città diverso rispetto a quello che abbiamo conosciuto negli scorsi 2 anni. Sì, sì, ma vedo che sui tempi ci stiamo, vi invito a essere brevi perché è il ritmo che rende più fruibili le cose. Ecco, una domanda a Zambini su questo tema del termovalorizzatore o inceneritore, che dir si voglia. Ecco, molti hanno detto, ma insomma alla fine forse Zambini poteva in qualche modo, chissà, magari si è pentito di essersi espresso così chiaramente, potevano in qualche modo essere un pochino più, così, uso un brutto termine, si può dire, tanto non siamo in diretta. A volte la politica è fatta anche di, così, di dire e non dire, in fondo voglio dire, c'è chi ci ha persone ben più importanti del candidato a sesto ci ha abituato a dire le cose e a farne altre, no? Abbiamo degli esempi a livello nazionale molto importanti, quindi insomma i politici non dicono una cosa e ne fanno un'altra. Ecco, forse ti sei pentito un po' di non aver fatto un po' il politico. Ma per niente, nel senso che io penso che il primo punto per chi fa politica è quello di costruire la fiducia con i propri cittadini. Se noi non partiamo da questo è inutile che ci fermiamo in dibattiti infiniti dove si ragiona se le persone vanno a votare o non vanno a votare, se questa fiducia viene sfiduciata il giorno dopo e finisce la campagna elettorale. Sulla questione del termovalorizzatore che si è trasformato in un referendum sul sì e sul no, su quest'opera, dove se mi si chiede a me quest'opera la vorresti lì? No. No, il posizionamento, scusate, lasciamo parlare Zambini perché se no non ne veniamo fuori. La mia posizione, se mi chiedono il termovalorizzatore lo vorresti lì? No, ci potrei volere un acqua park a quel posto, ma la questione non è questa. La questione è che quest'opera nel corso di 10 anni dell'amministrazione Gianassi, dove Lorenzo Falchi era parte integrante in quella maggioranza, facciamo parlare Zambini, se no. Dove hanno, con tranquillità, dove hanno ideato, posizionato in quel luogo e autorizzato quell'impianto. Ricordo che nel 2009 arrivò dall'allora, ma è stato renziano come indole, ma dall'allora sindaco di Firenze Matteo Renzi l'ipotesi dell'utilizzo del termovalorizzatore di Livorno. Gianassi diede degli idioti a chi provava a spostare quell'impianto da Case Passerini. Quell'impianto è stato pensato, ideato e autorizzato, e oggi ai cittadini, se tu vuoi chiedere la loro fiducia, non puoi dire boh, ci proverò, guarderò, vediamo come fare. Non è un calcio di rigore. Un sindaco o ha gli atti per bloccare e fermare quell'opera, oppure parla al vento e non concludi poi.
Concludi poi dopo. Concludo. Tanto parliamo ancora. Concludo, dopo ne parliamo, perché la preoccupazione che c'è in città su quest'opera e che è montata in questi mesi è tanta. Però se è molto di pancia e di paura e tu per una manciata di voti la cavalchi, dopo, quando governerai la città, non controllerai più niente. Benissimo. Di questa cosa ovviamente torneremo a parlare, però ecco, volevo fare una domanda anche qui, come dire, un po' generica senza scendere nel dettaglio. Vista da fuori, io la vedo da fuori, perché non è che poi seguo, nemmeno ho seguito molto il dibattito, però vista da fuori obiettivamente la posizione, la tua posizione, la posizione della tua lista su questo tema non è apparsa limpidissima, perché è vero che ci sono tutta una serie di distinguo, però è vero obiettivamente che questo impianto prima andava bene e ora non va più bene. Allora, siccome siamo pieni di... Scusate, un attimo. Siamo pieni di la politica è piena, la cronaca politica è piena di casi. Scusate, se volete andiamo avanti, se no parliamo della nazionale di calcio e così siamo tutti tranquilli. La cronaca politica è piena di casi di sindaci che sono stati, è chiaro che l'inceneritore non lo vuole nessuno, come nessuno vuole le centrali nucleari, come nessuno vuole, tutti vorrebbero i giardini sotto casa. La politica è piena di sindaci che sono stati eletti, mi riferisco ad altre città, che sono stati eletti dicendo non voglio l'inceneritore, non farò la centrale termoelettrica, non farò qui, non farò là, e poi dopo, siccome le cose vanno fatte e in particolare in questo caso sono già state decise, ci si devono rimangiare le parole. Allora, qual è l'assicurazione tua rispetto ad altri casi analoghi, che non andrà a finire in questo modo? Scusate, bisogna che un pochino lasciamo parlare i candidati, se no diventa un'arena. Prima di rispondere posso proporvi un gioco questa sera. Contiamo tutti insieme le volte che il mio sfidante dirà il nome Gianni Giannassi. Aspettate. Facciamo così, a lui lasciamo la discussione sul passato, sui complotti, sui magheggi, e io vi parlo del futuro, noi parliamo del futuro, va bene? Sentire loro e loro a rispondere alle domande, perché se no non ne veniamo fuori, se no diventa solo una cosa così, si urla e non ci si tanto e non ci si rispetta poi le idee, tanto non è facile cambiarle, ognuno ha le sue, però rispettiamoci e confrontiamole, quindi rispondete alle domande. La mia domanda era: che assicurazione dai che anche tu non farai la fine di Pizzarotti, che ha vinto le elezioni dicendo non faccio l'inceneritore e poi invece l'ha fatto?
Allora, l'inceneritore di Parma, da quello che io ho potuto leggere al momento delle elezioni del sindaco, era già costruito e mancava solo l'accensione. Noi abbiamo nella nostra provincia un caso analogo invece a Case Passerini, che è l'inceneritore di Selvapiana, inserito anche quello nel piano interprovinciale dei rifiuti. L'iter autorizzativo e deliberativo è arrivato in fondo, una decisione politica ha rimesso in discussione la cosa, ha deciso che quell'impianto non si fa più. Quindi è evidente che se si valuta. Mi scusi però. Io capisco. Capisco. Scusate. Scusatemi, parliamo. Se mi lasciate parlare provo a dire quello che penso, se no diventa difficile per tutti. Allora, l'impianto di Selvapiana è stato bloccato, quindi è una decisione politica dalla città metropolitana. Ma esiste o non esiste? Esiste o non esiste? Il sindaco dovrebbe bloccare Nardella. Ma là leggiamo Nardella. No, il sindaco. Così è difficile poi. Gli animi sono abbastanza alti, forse non viene mantenerla su una cosa un po' più sobria, perché sennò diventa difficile. Allora scusate. Allora ragazzi, su, vi chiedo che cosa vogliamo fare, vogliamo andare avanti o ci vogliamo fermare? Allora, scusate. Allora, scusiamo, fermiamoci un attimo. Io vi chiedo, io non sono di parte. Allora, poi continuiamo. Calma e gesso. Quando lunedì scorso, quando Zambini è andato peggio di come pensava, noi abbiamo fatto un titolo che lui non ha gradito, giusto? Ciaone. Quindi per dimostrarvi che non siamo di parte, abbiamo raccontato tutto e tutto. Se fossimo stati di parte avremmo fatto un altro titolo. Non l'abbiamo fatto e abbiamo sempre dato spazio a tutti e credo che la... Tant'è che ieri, poi il giornale che dirigo, mi fermano gli uni e mi fermano gli altri, ognuno mi dice avete dato i pezzi, sono così, e l'altro mi dice così. Quindi siamo ampiamente con la coscienza a posto. Io volevo, ho chiesto a se l'inceneritore di Selvapiana è stato bloccato dalla città metropolitana, non è il sindaco che lo può bloccare? Questa è la domanda. Allora, scusate, lasciatemi rispondere perché la domanda è importante. La domanda è: il sindaco cosa può fare? Innanzitutto queste elezioni sono un importante momento di espressione democratica e quindi è evidente che la voce delle se stessi e di se stessi deve essere ascoltata anche dagli altri livelli istituzionali. E poi farà una grande differenza avere un sindaco che cercherà di utilizzare tutti gli strumenti, a partire dalla richiesta di affiancare i ricorsi al TAR avanzati dalle associazioni ambientaliste e dai comitati, chiedere che il Comune di Sesto affianchi quei ricorsi al TAR. Questo è un impegno che io mi sono preso e che voglio fare insieme a portare avanti la battaglia amministrativa, perché sono tanti i punti su cui ci sono delle incertezze e degli elementi di non chiarezza, a partire dalla compresenza in un fazzoletto di terra del nuovo aeroporto e dell'inceneritore. L'ENAC stessa ha detto che la ciminiera dell'inceneritore è 23 metri sopra i livelli di guardia rispetto alle discese degli aerei. È un elemento su cui fare una battaglia amministrativa o no? Secondo me sì, e io la voglio fare da sindaco. Seconda questione. Terza questione.
la gara per la gestione dei servizi dei rifiuti del lato Firenze, Prato e Pistoia, come sapete, è andata deserta, non ha visto il vincitore, perché delle due raggruppamenti di imprese hanno partecipato, tra cui una, un raggruppamento di imprese a cui faceva capo Quadrifoglio, non si è aggiudicata la gara, una gara da 5 miliardi di euro. È evidente che anche questo riapre degli spazi di discussione sulla gestione delle politiche dei rifiuti nel nostro lato. Cioè, ci sono tanti aspetti su cui un sindaco può giocare la sua battaglia e può giocare le sue carte, sapendo che è una battaglia difficile, questo noi l'abbiamo detto alla città, ma è una battaglia che noi vogliamo fare senza arretrare di un millimetro e insieme alla città, confrontandosi, discutendo e partecipando insieme alla città a una battaglia che noi riteniamo giusta, perché nessuno può accusare Sesto Fiorentino e la Piana Fiorentina nel corso dei decenni di aver contribuito poco da un punto di vista del prezzo ambientale allo sviluppo economico di tutta la Toscana e l'Italia centrale. Io lo vado ripetendo in tutta la campagna elettorale, ma in un fazzoletto di terra c'è già una discarica, un aeroporto, un centro di compostaggio, due autostrade, un traffico veicolare già importante. È evidente in questo contesto pensare... Ma perché non ci sono posti prima? Innanzitutto io, quando questo piano fu deciso e fu votato dal Consiglio Provinciale, mi lascia rispondere su questo per favore, se no diventa difficile. Quando il piano interprovinciale dei rifiuti fu votato dal Consiglio Provinciale, io ero segretario provinciale di Sinistra Ecologia e Libertà e noi votammo contro a quel piano. E forse sarebbe bene ricordare anche che anche il comune di Sesto Fiorentino nel 2012, con una decisione di giunta, bloccò l'iter autorizzativo e deliberativo dell'inceneritore. Evidentemente poi è cambiato qualcosa in comune a Sesto Fiorentino, un approccio, un atteggiamento diverso su questo tema. Prego, prego. Signori, un attimo, do un attimo la possibilità di replicare, perché tu no. Ci aveva parlato quanto un po' di più di quello che potevi. No, fare. soltanto un'informazione, visto che si parla sempre del passato, do un dato più che sul futuro, sul presente. Falchi dice che lui attuerà. No, facciamo piano. Buoni, via, su, dai. Falchi, buoni. Posso dire no? Posso dare un dato al dibattito, poi si fa tutte le litigate se vuole. Falchi dice, parlando anche del presente prossimo, del futuro prossimo, che lui sosterrà i ricorsi presentati al TAR. Ci sono due ricorsi presentati al TAR. Io non so se Falchi sa che l'udienza è fissata per il 12 luglio. Pertanto, per presentare questo sostegno, dobbiamo presentarlo entro 30 giorni prima. I tempi sono scaduti. Io non so chi ti informa, ma bisogna informarsi anche sul futuro prossimo. Allora, abbiamo stravolto la scaletta perché siamo cascati sulla... Replica con questo elemento in più di conoscenza, come diceva prima Zambini, che vi voglio dare perché mi ha turbato molto, ma non sto scherzando o facendo spettacolo. 10 giorni fa, siccome ci capita spesso, ero a moderare un convegno sui rifiuti a Pontassieve, dove c'erano tutti i vertici nazionali, Corepla, Conai, Coreve, cioè quelli che riciclano vetro, plastica, eccetera. Quello di Revet, cioè quello che seleziona i rifiuti e poi ce li dà a bruciare nel termovalorizzatore, ha detto a me: ma di cosa parliamo? Ce l'avrete inceneritori a Sesto, cementifici a Campi Calenzano, Sesto, ce l'abbiamo? Io
ho fatto una piccola analisi, sono 10. Bruciano la stessa roba che gli dà la Revet, che darà al termovalorizzatore. Questo l'ha detto la Revet. Allora, io dico che non ce la raccontano giusta, perché suppongo che un cementificio sia sottoposto a molti minori controlli di un termovalorizzatore. Io voglio sapere se questo vi risulta o se, come sempre, i politici non ce la raccontano giusta. Falchi. Ho avuto un po' di difficoltà a sentire la domanda, ma ho capito il senso. No, no, ho capito il senso. Ho capito. Che gli dà la rete. Prima bruciavano carbon cock, oggi quella roba lì. Dicevo poco fa, nel mio intervento, che il nostro territorio ha nel corso degli anni, nei decenni, contribuito tanto. C'è quindi già una situazione critica da un punto di vista ambientale, e lo dicono tra l'altro anche i dati della valutazione di impatto sanitario fatta oltre 15 anni fa per la decisione di inserire l'inceneritore a Case Passerini. Una situazione già difficile. È evidente come in un contesto di quel tipo, indipendentemente dal tipo di impatto, su cui tra l'altro la scienza mi sembra sia divisa, ci sono opinioni diverse, ma prendiamo anche buono per assurdo che effettivamente l'impatto non sia quello esagerato che a volte viene portato avanti, prendiamo anche per assurdo questa ipotesi qui, ma in una situazione già difficile da un punto di vista ambientale, già satura di infrastrutture, inserire un'altra infrastruttura che ha un impatto sicuramente ambientale e sanitario, secondo me è una scelta sbagliata, quindi va bloccata per questo e va fatta la battaglia per questo, perché la situazione è già satura. Inserire nuove infrastrutture significa non tenere conto dell'impatto ambientale, sociale e sanitario, e non tenere conto del tipo di sviluppo che vogliamo per il nostro territorio, perché noi vogliamo una crescita e uno sviluppo che sia compatibile dal punto di vista ambientale, sociale e sanitario. Allora, continuiamo su questo tema perché mi sembra sia importante. Scusate, il tema dei rifiuti, come di altre opere, è un tema ovviamente che riguarda tante realtà, riguarda la modernità. E allora, molte amministrazioni hanno un approccio che è utilitaristico, cioè della serie, va bene, devo fare quest'opera, però che cosa mi dà in cambio, come posso trovare il modo di, tra virgolette, guadagnarci, fatto salvo che, voglio dire, la priorità è sempre la salute, perché poi non è che c'è, non ci sono soldi che paghino la salute. Però insomma, ci sono comuni anche in Toscana che hanno riqualificato non solo l'ambiente, ma anche le strutture urbanistiche, le scuole, gli asili, e questo è un approccio che in qualche modo è diverso da quello di dire no, mai, assolutamente, non faremo niente. Ecco, che tipo di, e questo lo chiedo a tutte e due, che tipo di idea avete rispetto a questo tipo di modo di confrontarsi con opere importanti che comunque hanno un impatto? Sì, sì, la domanda è per tutte e due, va bene lo stesso. Ma una cosa, no, qui ora a noi scopriamo che il nostro territorio è saturo di opere. Ma già nel 2009 c'era la discarica, l'aeroporto, le due autostrade. Quando hai votato il programma di Giannassi e due, ma ti eri addormentato o cosa? Tu hai con te tutto il gruppo dirigente che ha messo nel programma del 2009 come tema cardine la questione del termovalorizzatore. È lì tutto il gruppo dirigente che ha sostenuto quell'opera è nel consiglio comunale rappresentato da Lorenzo Falco. Tutto. Non giochiamo
è la questione, guarda, una cosa che mi dà fastidio. Però una cosa, alla domanda, dai, se no. Sì, però una cosa che mi dà fastidio è questa cosa qua. Cioè noi, io a sinistra si parla sempre, per costruire bene il futuro bisogna avere una buona memoria di quello che è stato. Non è che in politica si riparte da zero, cioè dopo il milione di posti di lavoro di Berlusconi, se tornava la volta dopo a offrirne 2 milioni, io non ci credevo. Questa è un approccio, è un approccio che dobbiamo avere, perché la coerenza, anche Renzi, anche Renzi ha promesse, va bene, però è un po' di classe, no. Sa, io purtroppo rispondo, io purtroppo rispondo per me stesso. Le auto blu e tutto il resto. Allora anche non puoi tirare in ballo Giannassi ogni volta se non. Vabbè, dai, andiamo avanti, rispondi alla domanda, stiamo alla domanda. La questione sul futuro della nostra zona e quindi della qualità della nostra zona, che è fortemente urbanizzata e che è fortemente piena di infrastrutture, noi dobbiamo lavorare per l'assesso del futuro dando delle risposte che vanno a intaccare quelle fonti di inquinamento che sono enormi sul nostro territorio. Io penso al traffico urbano, penso alla questione dei riscaldamenti domestici, e quindi se noi dobbiamo fare una valutazione della nostra qualità dell'aria dobbiamo agire su quelle fonti lì. Quindi la questione della mobilità e di come ci si muove nel nostro territorio diventa determinante. Determinante, dico determinante perché noi dobbiamo, il Comune di Sesto potrà certamente fare le politiche sul proprio territorio, ma in forte relazione con l'area più vasta. E dico questo elemento, la tranvia, la frequenza dei treni, l'intermodalità, tutta la mobilità diventano opere strategiche proprio per abbattere quell'inquinamento che c'è sulla nostra zona. Ma noi dobbiamo lavorare in quel tipo di prospettiva, sulla fattibilità di quelle prospettive, e non inventarci evidentemente frasi o onde demagogiche e populiste, costruendo un mostro da battere come se poi si risolvesse tutti i problemi della nostra area. Bene, la domanda è la stessa. La domanda era perché non approcciarsi a queste opere, questa o altre, in modo, tra virgolette, utilitaristico, cioè ci sono altre realtà simili a questa che in cambio di queste opere ne hanno avute altre e grazie a queste hanno riqualificato l'ambiente, le strutture urbanistiche, eccetera. Vi faccio l'esempio, per restare all'inceneritore, il Comune di Peccioli che in qualche modo... Sì, comunque, insomma, si parla sempre di rifiuti, insomma. La risposta sta nelle parole che ho detto prima. L'approccio utilitaristico non funziona e non è consentito, visto che il nostro territorio nel corso dei decenni ha contribuito tanto e ha dato tanto da un punto di vista ambientale. Noi abbiamo bisogno, da quel punto di vista, di riqualificare il nostro territorio, di fare interventi che vadano nella direzione, ad esempio, della realizzazione del Parco della Piana, che è uno degli obiettivi strategici da sempre. Parlavamo del buon governo degli ultimi 40-50 anni della nostra città, degli enti locali superiori che hanno visto in quell'area un vuoto urbanistico, cioè un'area nel quale non si dovesse costruire, non si dovessero inserire altre infrastrutture impattanti da un punto di vista ambientale, altro asfalto e altro cemento, ma un luogo di salvaguardia naturale, naturalistica del territorio, del suolo e del rischio idrogeologico. Quella è la funzione del Parco della Piana e quello c'è storicamente nel piano strutturale del Comune di Sesto Fiorentino, ma anche negli strumenti urbanistici degli enti locali di ordine superiore. E quindi non possiamo avere un approccio utilitaristico quando facciamo la valutazione, come faccio io e come fa la città, che questa città e questo territorio ha dato tanto allo sviluppo e quindi è arrivato a un punto oltre il quale c'è la saturazione, non si può andare. Non si può avere un approccio utilitaristico quando si valuta che un territorio abbia dato tanto, troppo. C'è bisogno di un tipo di sviluppo diverso.
che, come dicevo prima, tenga conto dell'impatto ambientale, sociale e sanitario delle scelte che facciamo. E quindi è evidente che l'inceneritore lì non ci va, che l'aeroporto deve essere sviluppato su Pisa e deve essere collegato meglio Firenze a Pisa. Noi non siamo mica... non siamo mica contro lo sviluppo e la crescita, è quel tipo di sviluppo e di crescita che ci propongono e non siamo d'accordo, quello che mette gli interessi privati davanti agli interessi pubblici, quello è il tipo di sviluppo che noi non vogliamo. Bene, allora passerei all'aeroporto, che di inceneritore o termovalizzatore magari abbiamo già un po' parlato, le cose sono queste. Ecco, ma anche sull'aeroporto, ve la dico così, da chi la vede un po' da fuori, però mi fa un po' effetto sentire parlare Fache che dice no all'aeroporto. Voglio dire, ma l'aeroporto c'è ormai, com'è possibile dire no all'aeroporto? Si tratterà di farlo funzionare, però se doveva essere no all'aeroporto doveva essere 20 anni fa, 30 anni fa, non può essere ora. La faccio a tutte e due la stessa domanda. Ammesso che anche qui il sindaco di Sesto o di dove volete voi possa in qualche modo opporsi alla realizzazione di un aeroporto. Noi sulla questione... Anche da questo punto di vista noi abbiamo perso, io penso, 30 anni di dibattiti sulla questione dell'aeroporto. E questo è un male che coinvolge tutto il paese e che noi dobbiamo dare delle risposte anche da questo punto di vista con gli strumenti che la politica ci mette in mano. Noi nel programma l'abbiamo messo, nel programma del Partito Democratico, noi abbiamo forti criticità su quest'opera. È un'opera che impatta fortemente sul consumo del suolo, è un'opera che confligge con la questione del polo scientifico, che è un luogo cardine del nostro territorio e del nostro sviluppo positivo e di qualità. Noi abbiamo fatto tutta una serie, durante il breve periodo di amministrazione, con un tavolo con gli altri comuni, una serie di osservazioni, moltissime, che abbiamo dato alla Regione, criticità profonde, e la Regione ha rigirato il Ministero su quel progetto. Noi siamo evidentemente in attesa di quelle risposte che ci devono arrivare al Ministero e che devono rispondere sul dettaglio di tutte quelle criticità che ci sono. Aggiungo, sul nostro territorio c'è un aeroporto e i voli che vanno sopra Quinto, che sono evidentemente zone a rischio, non mi sembra una grandissima e bella politica. Faccio io una cosa, poi ti do la parola. No, quindi non stiamo parlando di fare delle scelte e di governare quelle scelte. Io dico la mia posizione, la posizione di chi cercherà e cerca di amministrare un comune, dovrà essere quella di stare su tutti i tavoli a discutere di quelle osservazioni, di quelle criticità, perché se l'atteggiamento è quello del Pasdaran che ribalta i tavolini, io non so quanto ci guadagnano i cittadini sestesi da questo tipo di operazione, per non trovarsi poi asfaltati da scelte altrui. Va bene, poi ti do subito la parola, però faccio una brevissima cosa. Scusate, un attimo. Allora, chiedo in coda questa domanda. Ma con Carrai ne hai parlato? La domanda è... perché qualche mese fa uscì una sera della finanziaria, a mezzanotte venne fuori questo emendamento che fu ribattezzato Salva Carrai. Ora, obiettivamente fu, uno se lo pone la domanda, un sindaco renziano in qualche modo farà riferimento a quel tipo di, un sindaco del PD, Renzi segretario del PD, farà riferimento a quel mondo di interessi legittimi o di sensibilità, il nascere a notte fonda di quell'emendamento lì qualche interrogativo lo pone.
Sì, a parte questa cosa del renziano inizia a diventare un tormentone. Non ho mai evidentemente è venuto qui a chiudere la campagna, non è che è andato dovunque, l'ha chiusa qui chiaramente. Io sono nel Partito Democratico dalla nascita. Abbiamo attraversato diverse stagioni, c'è stato Veltroni, Franceschini, Bersani, Renzi. Evidentemente io sto in questo partito e ci sto in tutte le varie fasi, affrontando i vari congressi e le varie occasioni che ci sono per imporre questioni e tendenze. Evidentemente. Quindi, diversamente renziano. No, sì, all'interno del mio partito ho votato. Votai Bersani. Scusa, alle ultime primarie, alle ultime primarie come Cuperlo. Ah, quindi non è diversamente. No, ma poi qui si tratta anche, faccio una parentesi, di capire come andiamo a Carrai, dai. Ma chi lo conosce Carrai? Mai conosciuto in vita mia Carrai, da questo punto di vista non saprei neanche cosa dirti. Cioè, quindi, dai, allora passiamo all'aeroporto, facciamo parlare il tuo oppositore. Allora, si parla di aeroporto da 30 anni, in Toscana è tutta una cosa. Com'è possibile pensare che ora in qualche modo il sindaco, il futuro sindaco di Sesto, chiunque se sia, abbia la forza, la possibilità e l'agibilità politica di opporsi a un'opera che comunque già c'è e di cui si parla da 30 anni? Questa è la domanda. È un refrain questo che sentiamo continuamente in questa campagna elettorale. Già tutto deciso, non si può fare niente. Io credo l'opposto, che anche dalle elezioni debba venire un messaggio forte. E su questo, sul tema dell'aeroporto, al di là del messaggio politico forte che arriverà dalle urne il 19 giugno, ci sono degli elementi tecnici e amministrativi su cui il Comune di Sesto potrà fare una battaglia a viso aperto da un punto di vista amministrativo. Come voi sapete, la decisione di inserire il nuovo aeroporto di Peretola, quindi la nuova pista, è una decisione del Consiglio regionale che ha adottato la variante al PIT, al piano di indirizzo territoriale, circa 3 anni fa. I 3 anni scadono a luglio. 3 anni erano anche le salvaguardie, cioè quello strumento con il quale venivano congelati gli strumenti urbanistici del Comune di Sesto, il piano strutturale di Sesto, che lì prevede il parco della Piana, veniva congelato e veniva sovraordinato dalla decisione della Regione. Se vinco io alla Regione glielo faccio notare. Te, Lorenzo, che fai? Glielo fai notare o no? Al di là delle criticità, non si tratta... Non solo, quando la regione chiederà un accordo di pianificazione, cioè recepire dal Comune di Sesto gli strumenti urbanistici che la regione vorrebbe, cioè la pista al posto del parco, noi diremo di no. E non si tratta di fare i passi davanti, si tratta di difendere l'interesse del nostro territorio. E quindi ai tavoli di discussione ci si sta con rispetto ma con la schiena dritta. Non si può passare, non può passare il concetto che ai tavoli si sta solo con la testa bassa. Non può passare questo concetto. Non è nella Ora, al di là della testa dritta o bassa o torta o... Però qual è il potere tuo? Perché tu dici glielo faccio notare, sì, glielo fai notare, però. No, comunque... glielo dicevo adesso. La Regione, scaduti 3 anni, dovrà proporre, se vuole andare avanti con quel progetto, un accordo di pianificazione al Comune di Sesto. Cioè il Comune di Sesto dovrà, secondo la Regione, recepire le sue indirizzi urbanistici. Se sarò sindaco io, quando sarò sindaco, dirò di no alla Regione a quel progetto, perché è un progetto sbagliato per Sesto Fiorentino. Allora, ora prendiamo un po' il ritmo e leggeremo anche le domande del pubblico per quanto è possibile. La prima domanda alla quale vorrei che per primo rispondesse Falchi è: sei eletto sindaco, cosa fai per prima cosa nei primi 100 giorni del tuo governo? Dai che è tutto scuro.
Nei primi 100 giorni ci sono molte cose importanti da fare, secondo me. La prima è la richiesta di affiancamento dei ricorsi al TAR presentati dai comitati e che il giudice può decidere di accogliere la richiesta del Comune di Sesto Fiorentino per il no all'inceneritore. Seconda questione: allacciare i rapporti e proporre una convenzione, una collaborazione con CNR ed università per lo studio sulla qualità dell'aria della nostra città. È una questione importante. Noi abbiamo nei giorni scorsi preso informalmente in contatti con il CNR e con l'università per capire la fattibilità e i tempi di realizzabilità di un progetto di questo tipo. Le tecnologie al momento a disposizione ci dicono che a costi contenuti è un progetto che si può portare avanti in tempi brevi, quindi nei primi 100 giorni vorremmo partire con questo progetto e far conoscere a tutti se stessi in tempo reale lo stato della qualità dell'aria che viviamo. Credo sia un elemento centrale. Ci sono queste grandi questioni, ma vorremmo dare un segnale nei primi 100 giorni anche su tante altre questioni che possono sembrare più piccole ma sono importanti per la qualità della vita di Sesto Fiorentino. Riaprire Villa Solaria è un parco bellissimo, è chiuso da 15 mesi. Noi vogliamo riaprire quel parco e renderlo alle cittadine e ai cittadini di Sesto Fiorentino un luogo di aggregazione, di socialità, un polmone verde della nostra città, chiuso da 15 mesi. È l'unico parco di tutta la provincia di Firenze chiuso dopo la tempesta di vento del 5 marzo del 2015. L'unico parco, gli altri hanno riaperto tutti, vogliamo riaprirlo il prima possibile. Terza questione, lanciare una campagna di idee per il riutilizzo di alcuni spazi comunali che sono al momento vuoti, la polisportiva in piazza 4 novembre. Vogliamo lanciare una campagna di idee con la città e chiedere alla città quali funzioni sia giusto fare ospitare lì. È un luogo che vogliamo rendere alla città. Manca un minuto. Le idee sono tante, avrei tanti altri minuti da dire, ma ne aggiungo un'altra. Aprire un tavolo di discussione e di trattativa con le associazioni di categorie, con i commercianti del centro su ZTL e posti auto a pagamento. Vogliamo ridurre i posti auto a pagamento in centro, al momento sono eccessivi, e vogliamo rivedere la ZTL mantenendo fermo il concetto che via Gramsci non debba essere una direttrice d'attraversamento da Firenze e Prato. Il centro deve essere un luogo libero da auto e abbiamo bisogno di riprogettare insieme ai commercianti e alle associazioni di categoria una nuova ZTL che crei un centro, contribuisca insieme alle iniziative che vogliamo fare in centro a ridare vita al centro cittadino. Ma c'è un'altra cosa, va bene, mi fermo qui. Come vedete le idee non ci mancano, se si parla di futuro e di proposte andiamo avanti per ore. No, sulla polisportiva La Lucciola devo dire Falchi è straordinario, perché qualche anno fa l'aveva messa in vendita, aveva votato la vendita. Noi l'abbiamo tolta e la vuole ridare ai cittadini, questo è straordinario. Primi 100 giorni, dopo un anno di commissariamento. No, fermiamoci, Cori, si fa allo stadio, si lascia parlare. Dopo un anno di commissariamento, come ho già detto, la prima questione sarà stare accanto a quei lavoratori delle aziende che sono in difficoltà sul nostro territorio. Questo sarà il primo passaggio che farò se sarò sindaco. L'altro sarà quello di chiamare, convocare in Palazzo Comunale e poi ritornare insieme a loro gli abitanti del PL1, PL13 che vivono una condizione che è una ferita aperta per Sesto Fiorentino e che da troppi anni stanno in una situazione che non si meritano. Io ho incontrato quei cittadini dove alcuni giovani di quei palazzi sono imbarazzati a chiamare i propri amici a fare una cena a casa loro. Io penso che da questo punto di vista dobbiamo dare delle risposte forti e prima di tutto la prima in assoluto è l'ascolto di quei cittadini che hanno trovato un muro nel comune che li respingeva da anni. L'altro punto sarà un censimento dettagliato delle barriere architettoniche
sul nostro comune, per tutte quelle che sono le questioni anche di disabilità che coinvolgono tante persone, e noi abbiamo a Sesto Fiorentino tantissime barriere architettoniche. E un'ultima questione è quella di riportare un mezzo pubblico a Querceto e Colonnata, perché qualcuno l'ha tolto e qualcun altro lo rimetterà. Allora, a questa domanda risponde per primo Zambini, un po' più flash. È vero che la tranvia potrà arrivare a Sesto, e perché oggi non è prevista? Un minuto. La tranvia può arrivare a Sesto, oggi è prevista, sì o no? La tranvia è stata messa, sono stati finanziata la progettazione. Ad oggi il progetto prevederà l'arrivo della tranvia fino al polo scientifico, che tra l'altro ovviamente l'arrivo della tranvia non è soltanto dei binari che arrivano in quel luogo, ma anche l'occasione per riqualificare quella zona lì e ricucire il polo scientifico, le case anche del PL1 e PL13 al centro cittadino. Noi aggiungiamo una cosa però, e lì dovremo andare a ricontrattare con molta forza. Noi dobbiamo avvicinarla il più possibile al centro di Sesto Fiorentino, perché il luogo del centro urbano dovrà ritrovare qualificazione, aggregazione e socialità, e solo con i mezzi pubblici potremo permettere questo. Quindi non solo al polo scientifico, ma il comune di Sesto andrà a tutti i tavoli per farla arrivare alle vicinanze del centro urbano. Falchi. Sulla tranvia siamo d'accordo sul fatto che sia stata progettata, e sono anche d'accordo sul fatto, che sia uno strumento di trasporto che servirà molto a Sesto Fiorentino nel suo futuro. Il tema è che in questi due anni ai tavoli di progettazione e di discussione mi pare che il Comune di Sesto sia mancato, perché non solo quando c'era il commissario, anche prima Lorenzo mancava al Comune di Sesto Fiorentino. Il progetto, quindi la tranvia come mezzo di trasporto per collegare in maniera efficiente e moderna Sesto Fiorentino a Firenze, è ovviamente un elemento importante per il futuro della nostra città e dell'area metropolitana. Ciò in cui secondo me è mancato, e ciò in cui il Comune dovrà fare una parte forte ai tavoli di progettazione, è lavorare sulla progettazione della parte finale di quel tracciato, perché così com'è rischia di essere un po' troppo arzigogolato e non essere quindi fluido e veloce nel collegare il polo scientifico e Firenze. E voi sapete, se la tranvia non può contare su una velocità commerciale elevata, è evidente che diventa non competitiva. E invece noi vogliamo che quel mezzo di trasporto sia un mezzo di trasporto moderno ed efficace, e vorremmo quindi che anche l'ultimo tratto, quello nel Comune di Sesto, fosse il meno arzigogolato possibile, fosse più diretto e più fluido, perché abbiamo bisogno anche di quel mezzo di trasporto per collegare meglio la nostra città a Firenze. È ovvio che sui tavoli di progettazione e di discussione dovremmo anche chiedere un avvicinamento della capolinea non solo al polo scientifico ma più vicino a Sesto Fiorentino. Bene, sapendo, tempo finito, due domande in una: un discorsino un pochino più organico sulle politiche di rilancio del centro, e mi chiedono, tornerà la fiera di primavera, sì o no? Allora, sono due domande a cui si può rispondere insieme. Sulle politiche di rilancio del centro, dicevo prima, sulle politiche della sosta, la necessità di rivedere le previsioni del piano del traffico, che hanno un numero di posti auto a pagamento eccessivo rispetto a quando furono progettati e che adesso sono vuoti, evidentemente vanno ridotte. Dobbiamo anche rivedere la mobilità, quindi una ZTL che sia diversa rispetto a quella attuale, ma che mantenga il concetto e il principio che il centro di Sesto Fiorentino non deve essere l'attraversamento, la direttrice d'attraversamento tra Firenze e Prato, perché altrimenti diventa un luogo nel quale non ci si va volentieri, non ci si va per stare in un luogo di aggregazione e di socialità e fare anche i propri acquisti. Noi su questo dobbiamo puntare, lo facciamo con questi tipi di interventi, ma anche con interventi, iniziative di qualità, iniziative ricreative, iniziative culturali di qualità, perché solo queste possono riportare in centro le persone, e lo dobbiamo fare con la concertazione con le associazioni di categoria e con i commercianti direttamente. Oltre a questo dobbiamo anche recuperare alcuni luoghi del centro. Sono stati anche questi
al centro della discussione della nostra campagna elettorale, dicevo prima della campagna di idee, per recuperare la polisportiva in piazza 4 novembre e Palazzo Pretorio in piazza Ginori. In questo concetto, negli interventi di qualità, nelle iniziative di qualità, di promozione delle eccellenze del nostro territorio, rientra la fiera di primavera, che era un bello strumento con il quale si portavano migliaia di persone in piazza a Sesto Fiorentino e che va rivista ma va rilanciata. Noi bisogna puntare anche su iniziative di questo tipo, che puntino sulle eccellenze, sulla promozione delle eccellenze del territorio, per portare a Sesto Fiorentino persone che ci vengano, che stiano bene, che svolgano le loro funzioni e che rendano vivo il centro. Oltre a queste grandi cose ci vogliono poi anche cose un po' più piccole. Nelle settimane scorse, accanto al nostro comitato in piazza 4 novembre, ha riaperto il Drunk, che è un locale storico per quelli della mia generazione. Guardate, già aver visto un locale riapre in centro, la sera si cominciano a sentire voci, si cominciano a sentire persone che girano, vanno sostenute queste attività. Questi ragazzi mi dicevano che, essendo al primo anno di attività, non hanno la possibilità di mettere i tavolini fuori, occupazione del suolo pubblico. Io credo un comune attento, soprattutto all'inizio, la fase di avvio di un'attività commerciale del genere, è vicino alle attività commerciali e le aiuta. Ora tocca a Zambini, centro e fiera di primavera. Ma io frequentavo il centro 15 anni fa, era un luogo vivo. Nell'amministrazione dove Lorenzo era in maggioranza di quel consiglio comunale è stata chiusa la lucciola e Palazzo Pretorio, la lucciola addirittura messa in vendita con anche con il suo voto, me lo confermerà. Ora la questione è tentare anche di non abbassare la testa a un sindaco che era quello di Sesto Fiorentino, Gianni Gianassi, caro Lorenzo Far. Noi nell'anno in cui, nel brevissimo periodo, abbiamo tolto la lucciola dalle alienazioni intanto per ridarle ai cittadini e abbiamo iniziato la progettazione anche con l'aiuto della regione per cercare, perché il comune da solo non ce la fa, di riaprire Palazzo Pretorio. E quelli sono due luoghi nostri, di tutti noi, che devono tornare a disposizione della città. L'altra questione è la biblioteca. Noi abbiamo un luogo straordinario, che è quello a Doccia, della biblioteca di Sesto, ma che ha privato del centro cittadino di un altro luogo di aggregazione. Quindi riportare un presidio della biblioteca di Sesto anche nel centro, anche per molti anziani che si fermavano a leggere il giornale e si incrociavano con molti giovani, penso che possa essere un altro punto determinante per il rilancio, l'aggregazione e la socialità di un centro che oggi vive una desertificazione. Una desertificazione dove poi l'insicurezza e anche il degrado viene percepito in maniera enorme dai cittadini di Sesto. E penso anche al fatto del commercio. Per la questione dell'apertura anche di un pub, di un negozio, noi vogliamo che rifiorisca il commercio a Sesto Fiorentino, ma se non c'è densità di persone che possono fruire di varie attività, io penso soltanto al cinema Grotta oggi a Sesto, diventa un problema anche investire sul nostro territorio e soprattutto sul centro urbano. Quindi noi dobbiamo fare una politica di riapertura degli spazi per avere funzioni ordinarie e poi tutta una politica di eventi, di qualità, diversificati, anche coinvolgendo le tante realtà del nostro territorio, che possono portare al centro cittadino una vitalità anche periodica, rincentivata. La fiera di primavera, rispondo a chi me lo dice, dobbiamo riformularla e estenderla rispetto ai 12 giorni, che era un grande calderone intensivo, che ricordava molto un centro commerciale. Noi dobbiamo invece esaltare le qualità del territorio, partendo dagli agricoltori, partendo dagli artigiani, partendo dalle nostre industrie, partendo platea Cibis, partendo dallo street food, partendo dallo sport che può riabitare le nostre piazze. Le idee possono essere tante, vanno governate e va dato quindi un'ordinarietà di vita quotidiana e degli eventi straordinari che devono incarnarsi e incrociarsi con questa ordinarietà. A questa domanda risponde per primo Zambini. Vieni eletto sindaco, quali politiche attui per il rilancio del lavoro e dell'occupazione nella Piana? Perché è un argomento molto sentito.
Sul lavoro qui la questione è molto delicata e ci coinvolge appieno. Noi anche qui da questo punto di vista dobbiamo fare un forte svecchiamento e uscire da un'ingessatura che dura troppo tempo. Noi dobbiamo, io ho ascoltato tantissime persone che cercano di riqualificare la propria abitazione, di fare un restauro, piccole aziende, grandi imprese. Noi dobbiamo prima di tutto sburocratizzare la macchina comunale, dare trasparenza. Guardate che noi a Sesto Fiorentino viviamo una situazione molto particolare e il paragone anche del regolamento urbanistico edilizio, che è faraginoso, che è burocratizzato, e si sa che quando c'è troppa burocrazia si annidano anche le corruzioni. Noi dobbiamo semplificare e non dobbiamo prendere a modello la Germania, ma possiamo prendere a modello anche comuni qua vicini, e non dobbiamo aver paura a prendere il modello. Noi abbiamo un regolamento edilizio di 125 pagine con regole ridondanti. Scandicci, non noi caro, domanda Gianassi, brava, ha indovinato, suggeriscono dal pubblico e ci azzeccano tra l'altro. Scandicci a 25 pagine. Noi dobbiamo quindi sburocratizzare, trasparenza, utilizzare tutte le tecnologie che oggi ci sono per questa accelerazione, costruire infrastrutture tecnologiche che possono dare servizi alle nostre aziende e soprattutto sfruttare sempre di più il rapporto fra polo scientifico e tutto il polo produttivo che c'è su Sesto. È un tema complesso, io vedo che Zambini anche su un tema così complesso riesce a metterci la parola Gianassi, però questo poi ognuno lo affronta come vuole. Il tema del lavoro è una questione centrale per il futuro di tutta la Piana Fiorentina, ma di tutta l'Italia. Noi viviamo una realtà in cui il governo porta avanti politiche del lavoro che sono quelle del Jobs Act, che sono quelle del voucher, il lavoro inteso come una cosa che si compra al tabaccaio. È evidente che le amministrazioni comunali dovranno, e la mia lo farà, provare a ribaltare questa concezione del lavoro, ma sapendo che su un tema del genere c'è bisogno di grande movimento, di grande mobilitazione e di politiche nazionali che rimettano la centralità e la dignità del lavoro al centro e non le politiche del lavoro che stiamo vivendo adesso. E sul territorio c'è bisogno di sostenere le aziende che investono. Penso a Eli Lilli che grazie al progetto di trasferimento del liceo scientifico Agnoletti dalla sede attuale al polo scientifico potrà ampliare il proprio stabilimento e investire lì. Penso a Ferragamo che nel corso degli anni scorsi ha deciso di investire sul territorio. Grandi altre aziende, Esselunga, Unicop, che hanno investito sul territorio, ma noi non dobbiamo essere solo vicini alle grandi aziende che investono, ma anche alle piccole e medie imprese che nel corso di questi anni hanno sofferto e sentito la crisi che c'è a livello globale. Noi abbiamo la fortuna di avere un tessuto produttivo molto diversificato rispetto ad altre anche in realtà vicine a noi come Prato, che ha una filiera e un distretto molto più specifico come quello del tessile. Noi abbiamo una presenza di manifattura molto diversificata e questo è un elemento che ha permesso al nostro tessuto produttivo di reggere un po' meglio rispetto ad altri tessuti produttivi, ma non dobbiamo abbassare la guardia e dobbiamo essere di sostegno a quelle piccole e medie imprese che cercano spazi, che cercano attenzione per essere rilanciate. Penso ad esempio alle aree artigianali, alla trasformazione, al progetto di trasformazione di quelle aree artigianali in APEA, aree produttive ecologicamente attrezzate, che è un progetto regionale che può intercettare fondi di livelli superiori regionali ed europei per il miglioramento delle infrastrutture e dell'impatto ambientale e delle attività che vengono svolte lì. Quindi grande sostegno alle attività produttive e sostegno al mondo del lavoro e ai lavoratori. Un'altra domanda del pubblico alla quale risponde per primo Falchi. Questa campagna elettorale è stata una netta spaccatura. Come pensate di ricomporre il clima di solidarietà e condivisione necessari per governare una città? Mi associo all'applauso e alla domanda, perché questa è molto bella ed è una delle cose, ed è una delle questioni secondo me centrali che da sindaco dovrò affrontare: ricucire i rapporti all'interno di questa comunità.
Certo, se lo sarò, come dire, saranno i cittadini se stessi a deciderlo il 19 giugno. Credo che ci sia la necessità, anche visto il dato dell'affluenza, sono l'unico nelle riflessioni post voto ad aver sottolineato il fatto che il 63% di affluenza al voto per una città come Sesto Fiorentino, per la sua storia, per la sua tradizione di partecipazione, di storia democratica e sono nel DNA di Sesto Fiorentino, è un dato basso, che ci racconta di una distanza tra istituzioni, politica e cittadini. E quindi qui va ricostruito un rapporto che è nel DNA di Sesto Fiorentino tra amministrazione comunale e città. Non si potrà più vedere una giunta e un sindaco che non incontrano i cittadini, e per parlarci ci vogliono settimane e settimane. Nella scelta, a partire dalla scelta della squadra di governo, sarà necessario mettere la prima cosa che chiederò alle persone che entreranno a far parte della mia squadra di governo è passione, competenza e voglia di confrontarsi con la città, non nascondersi, prendersi anche le critiche quando ci sono, ma dialogare continuamente. Solo in questo modo possiamo ricostruire una connessione tra città, cittadini e amministrazione comunale, che è una delle bellezze e una delle ricchezze di Sesto Fiorentino, costruendo quindi politiche di partecipazione. Io penso che la questione della divisione della sinistra, insomma, io ho vissuto, almeno io personalmente l'ho vissuta, questa lacerazione anche con sofferenza, nel senso che quando una comunità politica come quella del Partito Democratico Sesto Fiorentino si è lacerata con colpe che possono arrivare da diverse parti, nel senso che quando c'è una spaccatura, evidentemente, no? non c'è una sola colpa, quindi le cose sono molto complesse. Io penso ci sia, passata la campagna elettorale, passato il clima, penso ci sia bisogno di una riflessione, di una grande anche ricucitura, però non dobbiamo, e qui la cosa mi fa soffrire anche del programma e delle posizioni di Falchi, è che su molte questioni c'è un rinnegare tanti anni di storia del nostro partito. Noi invece da questo punto di vista dobbiamo avere il coraggio di ricordarci da dove veniamo, che siamo una forza di governo e non una forza minoritaria, e che dobbiamo tenere insieme una città grande. A me mi colpì molto, questa la dico nei momenti della mozione di sfiducia, che la cosa che mi colpì è che quella mozione di sfiducia, io ero abituato comunque a discuterle all'interno del partito, scelte così forti. Quella mozione di sfiducia non fu discussa all'interno del mio partito. La cosa che mi colpì, parlando con alcuni consiglieri che firmarono quella mozione, con alcuni consiglieri che firmarono quella, sì, con quella mozione di sfiducia, fu che mi dissero: sai, io, me lo chiedono chi mi ha votato, questi consiglieri, me lo chiedono i miei elettori, come se uno, quando diventa consigliere di un comune o sindaco, sia rappresentante solo di quello che l'ha votato. Tu diventi rappresentante di tutta Sesto Fiorentino, sia come consigliere che come sindaco. Io penso che questa sia una stella polare per riuscire, dove le esigenze di tutta la comunità, di tutti i cittadini, vengono prima di altre logiche di tattica e di frammentazione politica. Bene, io concluderei qua. Mi sembrava una bella domanda, forse adatta anche a concludere questo confronto, quindi un invito alla ricomposizione, perché comunque vada, il 20 giugno ci sarà un nuovo sindaco che dovrà si chiamerà Lorenzo, si dovrà far carico delle istanze di tutti, e credo che in effetti, vista da fuori, questa esigenza di ricomporre un po'
un sentimento anche di comunità sia obiettivamente importante, perché poi ci si divide ma si deve lavorare insieme e venire a capo dei problemi. Quindi io vorrei ringraziare appunto voi per questa partecipazione, a volte un po' rumorosa, però mi rendo conto che quando la politica tocca i temi vicini alla vita di tutti i giorni, in questo frangente c'era il tema del termovalorizzatore o barra inceneritore, per far vedere, lo stavo dicendo. Sono temi che riguardano la salute di tutti noi e siamo molto sensibili, quindi è evidente che sono temi partecipati e non ci scandalizziamo se c'è anche una partecipazione così calda. Quindi insomma ringrazio tutti voi, ringrazio Alberto Andreotti che ha organizzato tutto, ringrazio i colleghi Sandra Nistri che ha seguito la campagna sempre con passione, e insomma ringrazio il circolo che ci ha ospitato, e in bocca al lupo a tutti e due.